Il filmato appena mostrato ha evidenziato, in chiave ironica, diversi aspetti inerenti l'argomento di questa seconda parte. In particolare, le conseguenze immediate dell'evento rapina sono determinate sia dalle capacità dei rapinatori sia da chi subisce la rapina, ma anche dalla imprevedibilità emozionale o reattiva dei clienti presenti e da fattori accidentali imponderabili. Torniamo quindi ai nostri due protagonisti, Mario e Lucia, e alla loro triste esperienza. Buongiorno, in cosa posso esserle utile? Signori, rimanete fermi e calmi. Questa è una rapina. Non tentate di reagire o di dare l'allarme e tutto andrà bene. Ehi, bambolina, vieni qua. Tu invece, metti tutto il contante che hai nelle casse in questo sacco e sbrigati. Va bene, farò tutto quello che mi dirai. Ci sono altre casse con il denaro? Sì, ma sono temporizzate. Si apriranno tra 20 minuti. Maledizione. Portami il denaro e vieni qui anche tu. Ora tutti a terra e non tentate di muovervi. Questi sono i momenti più difficili durante una rapina. Infatti, l'interazione tra vittima e rapinatore viene considerata una delle variabili più pericolose dell'intero evento. Ciò nonostante, dovremmo essere preparati ad affrontare e gestire anche situazioni simili. Per poter adottare un comportamento corretto, è importante rispondere preventivamente ad una serie di interrogativi. Ad esempio, cosa fare e come comportarsi durante una rapina? Essere o no collaborativi? Se e quando lanciare l'allarme? Come gestire le emozioni che stiamo vivendo? Domande difficili a cui non è possibile dare una risposta assoluta. In questi casi, però, il buon senso e delle indicazioni generali possono esserci utili. Proviamo a condividerne e ad esaminarne alcune.